L'allevamento intensivo non è né sostenibile né efficiente. Cosa vuol dire? Vuol dire che se prendiamo i dati, facciamo due calcoli, ci rendiamo conto che è abbastanza ovvio che non possiamo andare avanti così. Questo grafico, per esempio, dimostra le emissioni annuali in anidride carbonica o equivalente, come il metano, che risultano da deforestazione, per esempio, in Brasile. Il primo prodotto, il peggiore di tutti, è la carne, soprattutto quella di manzo. Guardate questo grafico. Volete sapere qual è il secondo? Non importa. Non importa perché è così grave che corrisponde al 91% delle ragioni per cui si deforesta l'Amazzonia. Lo dico di nuovo. La carne, perché si fa spazio per il pascolo e il mangime degli animali, è la ragione del 91% della deforestazione in Amazzonia. In tutto il pianeta, soprattutto nelle zone tropicali, è anche in quel caso il maggior causante della deforestazione nel mondo. Nelle aree tropicali è il 41%. Il secondo è ancora simile, qualcosa simile, per esempio, nel Borneo, come l'olio di palma e altri oli. Quindi, questo non si tratta solo di un problema di numeri di metano o anidride carbonica. I numeri, diciamo, quando poi ci rendiamo conto che corrispondono a un innalzamento dei gradi, diciamo, vabbè, poi ci rendiamo conto che i caschetti polari stanno sparendo e poi quando saranno spariti non saranno più capaci di riflettere i raggi del sole e in più ci rendiamo conto che i numeri anche nell'Amazzonia non solo sono numeri di quanto spazio stiamo togliendo, ma soprattutto di quello che si chiama il collasso della biodiversità. C'è una cosa ancora più urgente di 1 o 2 gradi centigradi. Ci sono le specie animali, anche specie vegetali, in generale la vita sulla Terra la stiamo distruggendo. E se facciamo i calcoli, come ho detto, la maniera più diretta e più veloce per arrestare questo collasso è una transizione a una dieta più sostenibile. Più sostenibile non vuol dire un sacrificio, e vi spiegherò come si fa. Però per me è importante spiegare la ragione per cui ho fatto questa transizione tra la biomedicina, in cui io lavoravo come bioingegnere e professore nel campo dell'ingegneria tessutale, quindi lavoravo per rigenerare organi e tessuti. Ho lavorato 10 anni, ero professore, e poi mi sono reso conto di numeri e di grafici e di immagini come questi. Ognuna di questa linea è una specie che ha meno di 1000 individui presenti sul pianeta. 1000, non sto dicendo 1 milione. Calcolati, estimati, ognuno di questi sono 1000. Io non penso che una persona, diciamo, può essere a favore o contro quello che si chiamano le proteine alternative, quello di cui parlerò, però nessuno è a favore di né deforestare né distruggere i boschi e le foreste e un'estinzione della specie. Nessuno vuole essere causante di un'estinzione della specie. In più, i dati dimostrano che anche ci interessa non solo nei prossimi 10 anni cercare di fare qualcosa, ma ancora più immediatamente, ancora più velocemente è importante evitare quelle che sono le pandemie. La ragione più probabile della prossima pandemia è proprio che venga da questa vicinanza dove gli esseri umani sono avvicinati così tanto alle terre e alle zone selvagge e c'è questa trasmissione di malattie, virus e batteri nuovi. O, per esempio, la formazione di batteri resistenti nell'allevamento, perché gli diamo, in alcune zone del mondo, soprattutto molti antibiotici in forma sistemica, quindi si dà antibiotici in forma preventiva. Questo non è una cosa né buona da mangiare, ma nemmeno intelligente, perché si formano delle specie di batteri che sono resistenti agli antibiotici. Io lavoravo nel campo della bioingegneria, ma in particolare negli ultimi anni mi ero specializzato sulla biostampa. La biostampa è quella tecnica che usa una stampante 3D per creare tessuti microscopici e iniziavo a diciamo, riconoscere che riuscivo a fare cose che non solo avevano la struttura, ma avevano anche la consistenza fibrosa. Quindi mi sono specializzato in quello che si chiamano i biopolimeri. I biopolimeri possono essere le proteine che mangiamo, i carboidrati che mangiamo, ma può essere qualsiasi cosa come il collagene, che è alla base della struttura del nostro corpo, è la proteina principale. Quindi lavoravo con questi ingredienti e mi resi conto che ero abbastanza bravo con questa biostampante e vedevo che
le persone più brave nel mondo che cercavano di dimostrare che la loro tecnologia funzionava facevano tessuti complicati come per esempio l'orecchio che ha il paviglione auricolare. E quindi poi mi sono reso conto che in realtà questa consistenza fibrosa, dopo aver creato questo orecchio, era molto simile alla consistenza di un tessuto animale. Quindi l'ho portato, dato che ero a Barcellona e sono ancora a Barcellona, ai chef leggendari, a Ferran Adrià, l'ho portato al numero uno del mondo al ristorante Seller de Carroca e ho chiesto, scusate, ma tutti quanti fanno hamburger, tutti quanti fanno polpette, ma nessuno è riuscito a fare i tagli interi, le bistecche, nessuno è riuscito a fare i filetti, i petti di pollo, perché? E ho scoperto che è difficile fare questa consistenza fibrosa. Quindi nel 2017 il primo prototipo era qualcosa che non era molto spettacolare. Come vedete, dato che ero in Spagna, ho usato colorante della paella. E questa è una cosa che sembrava un po' un gel, diciamo, non era niente di così incredibile. Però è vero che ho visto che c'era molta trazione mediatica, quindi chiedevano come funziona, che cosa si può fare con questa tecnologia, quindi mi sono messo a lavorare un po' e ho fatto qualcosa di con il team già, ho trovato qualche milione di euro da investitori che diciamo volevano andare più in là degli hamburger vegetali che ci sono adesso nel mercato e abbiamo creato qualcosa di già più interessante. Per esempio questa è la bistecca che è stata considerata la più realista, vegetale più realista del mondo. Poi adesso abbiamo questi prodotti già a Barcellona in commercio e presto arriveranno nel resto d'Europa e poi negli Stati Uniti e in Asia. Può essere il secondo pollo, pollo sfilacciato, può essere carne sfilacciata, può essere in formato di bao, può essere in formato di tacos e quelli più difficili che sono questi tagli interi, per esempio di maiale o di manzo, come la bistecca, che è diciamo, la più difficile da fare. Poi abbiamo deciso, come si fa a spiegare che qualcosa può essere allo stesso tempo più sano, perché non ha antibiotici, colesterolo e soprattutto diciamo, quando lo compariamo con questi filetti che sono sottili e non sono un granché da quando li cuciniamo. Ho detto, siamo a Barcellona, l'unico vantaggio che abbiamo qua nel Mediterraneo, a parte la creatività, abbiamo una gastronomia incredibile, ho pensato, perché non deve essere sempre dagli Stati Uniti, deve essere sempre dai paesi del nord dove c'è questa innovazione, soprattutto nella gastronomia, siamo così incredibili. Ho pensato, chi sono i migliori del mondo nella cucina molecolare? Quindi ho iniziato a collaborare con il ristorante numero 3 del mondo, di Sfruttar Barcellona, che viene dal Bugli, sono i chef, hanno aperto il ristorante, abbiamo formato un team, adesso siamo un po' di più, siamo in 20, abbiamo creato non una stampante, ma una macchina gigante che invece di fare 100 grammi all'ora, come vedevate con l'orecchio che andava lentissimo, adesso fa una tonnellata all'ora, ognuna delle macchine. Sono riuscito a abbassare il costo della macchina 10 volte di meno di quello che sono gli straccetti di pollo vegetali, quindi siamo 10 volte più veloci e 10 volte costa di meno la macchina, quindi sono due ordini di superiorità. E ho pensato, come hanno fatto le macchine elettriche, che non erano diciamo il sogno di automobilisti, giusto? A passare dal Prius al Tesla. Ho pensato, non solo deve essere sostenibile, non è importante che sia migliore per l'ambiente, deve essere anche migliore per me. Noi siamo basati sull'egoismo, la specie umana, e deve essere non solo più sostenibile, deve accelerare come un Ferrari e costare 10 volte meno di un Ferrari. Mi spiego? Quindi ho pensato, come si fa a fare la stessa cosa? Allora ho detto, il filetto, possiamo batterlo su tre cose, il sapore, le proprietà nutrizionali e il prezzo. Ho pensato, se riusciamo a fare qualcosa con grasso infiltrato, come se fosse un Wagyu, allo stesso prezzo, qualcosa che può competere con questo che corrisponde all'80%, i tagli interi corrispondono all'80%, per esempio negli Stati Uniti, di quello che si compra nel supermercato quando si compra la carne. E ho pensato, i primi da battere sono questi, perché sono quelli che sono il volume maggiore, sono quelli peggiori per l'ambiente e anche peggiori per noi. Quindi adesso stiamo puntando a fare qualcosa di più sano, con tutti gli aminoacidi essenziali, con le fibre, con solo ingredienti naturali, non una lista di 30 ingredienti, ma solo per esempio quello che avete visto a proteine di piselli gialli della Francia, estratte di alghe della Norvegia, usiamo estratto di barbabietola per esempio per dare il colore e fermenti per esempio di lieviti per dare il sapore. Quindi sono ingredienti che non sono
né chimici né qualcosa di strano. E la nostra tecnologia, come avete visto, è una tecnologia che forma queste microfibre, però queste microfibre sono fatte attraverso un sistema meccanico. Quindi noi spingiamo il materiale attraverso degli spazi microscopici. Questo materiale sono proteine vegetali soprattutto, sono soggetti a una forza di taglio, una forza fisica che permette che queste proteine si orientano nella stessa direzione in cui estrudiamo il materiale. Quindi riusciamo a trasformare queste proteine vegetali, una forma meccanica e fisica, non chimica, in orientarle come se fossero proteine animali. Poi detto, se lo facciamo con i grandi chef, possiamo fare qualcosa che sia più sano, sia più sostenibile, ma anche più buono. Quindi adesso non stiamo puntando ancora alla Fiorentina, al Wagyu o i T-bone, che sono quelli difficili, ma stiamo puntando a quelli che sono i peggiori per l'ambiente e che corrispondono di nuovo a un disastro per il clima e per la biodiversità. E deve essere più sostenibile, ma le persone non devono scegliere questo prodotto per fare un sacrificio, diciamo, e sentire che lo fanno per l'ambiente o per gli animali. Devono pensare che è meglio per loro. Così, in più, se è meglio per l'ambiente, abbiamo vinto. Adesso ho fatto altri calcoli e ho pensato che, diciamo, mi piacerebbe dare un messaggio, quello che si chiama una call to action. Non è l'unica maniera di salvare il mondo, come abbiamo visto, non sono solo le tecnologie, bisogna avere l'educazione, spiegare, quindi io mi piace spiegare come funziona, perché così le persone non si spaventano per il cambio e capiscono che la tecnologia non è solo qualcosa di cattivo e può essere qualcosa che non distrugge la tradizione, anzi l'alimentazione, i grandi chef giocano e sono capaci di creare arte e scienza utilizzando l'alimentazione. Se riusciamo a fare qualcosa che può aiutare in questo senso, per esempio fermare la deforestazione e la crisi della biodiversità, questo deve essere accompagnato in generale da altri passi. In totale mi piacerebbe riassumere quello che si può fare per fermare immediatamente il cambio climatico e il collasso della biodiversità, ed è una transizione alle energie rinnovabili. Non possiamo fare molto, ma possiamo fare qualcosa, possiamo aiutare, cercare di trovare la forma di votare in modo tale che si acceleri questa transizione. La seconda è immediatamente bloccare la deforestazione. Non è intelligente, lo dico di nuovo, non è intelligente, anche per una persona egoista che lo fa per sé e non importa niente l'ambiente, non è intelligente distruggere i boschi e le zone tropicali che sono state formate durante milioni di anni. Sì, per questioni anche pandemiche, questioni di salute e questioni, come sapete, di innalzamento delle temperature. Il terzo passo è un'alimentazione dove si usi di meno la carne e un'alimentazione più sana. Tenete in conto che l'allevamento intensivo è nato pochi anni fa. Noi pensiamo che parte della transizione adesso della cultura gastronomica italiana, però no, la dieta mediterranea è famosa perché mangia meno carne delle altre culture. E avere zone abilitate alla pesca in cui si possa creare questo equilibrio, in cui si possa rigenerare, no? E evitare, per esempio, la distruzione di aree che sono importantissime per l'equilibrio, come le zone della barriera corallina. Quindi vi lascio con un messaggio di speranza in cui informare sulle nuove tecnologie e farlo con prodotti che siano di altissima qualità, lavorare con grandi chef e avere un prodotto come questo che sia sorprendentemente buono, sorprendentemente più sano e più sostenibile, e magari trovarlo prima in ristoranti top dove pensiamo che questo prodotto lo scegliamo non perché è un sacrificio per me, ma è una cosa nuova che voglio provare e forse è migliore e mi piace di più della carne che possiamo trovare nei supermercati. Thank you.